ti chiama? Pronto? Ciao, bello, com'è? Ah, devo registrare la lesson week oggi, è vero, c'è il quarto giorno. Va bene, dai, mi metto subito all'opera. Grazie. No! Buon giovedì amici della Racing Week, oggi siamo con una vecchia gloria all'SRT Viper 2013, siamo nel circuito di Hockenheim per 4 giri in multiplayer, non siamo in tanti, siamo in 5 e parto secondo, quindi speriamo di fare bella figura, ma speriamo soprattutto che sia una gara combattuta, partiti, attenzione lì davanti, con mezzi molto potenti, però siamo sempre in classe S800, anche perché forse è la mia classe preferita con i mezzi più quelli spinti, ma non nell'estremo come tanti, cioè la classe R già è un altro discorso. Intanto mi sorpassano qui, fumano tantissimo le gomme, sembra che quella macchina lì davanti vada a borotalco, e quindi terza posizione, ne ho persa una, pazienza. Parliamo di questa Viper, ripeto, S800, 650 cavalli, assetto ovviamente mio, ma questo era ovvio. Per i fedeli lo sapevano già perché questa è stata la mia seconda macchina del video su come elaborare le auto. Qui intanto mi speronano perché probabilmente dà fastidio la scritta Brembo, non so perché, o forse il rosso di queste bande della Viper infastidisce il pubblico. Intanto mi regalano così due posizioni incredibili, stroiano tra di loro i due davanti e mi ritrovo primo. E quindi cerchiamo di amministrare, ma cerchiamo anche di meritarci questa prima posizione. Però il gap si sta già riducendo, 0-2 vedo, infatti la freccia è bella arancione, anzi si infila qui. Questo che cos'è? Una Holden sembra, una... Comunque sono le V8, quelle che a me non piacciono per niente, sì, sembra proprio quella. Io le odio, non girano quelle macchine, ma a quanto pare lui la fa girare alla grande. Qui c'è anche suo fratello, qui deve essere un team di quelli paranoici che guidano insieme. No, scherzo. Tanto di cappello alla gente che riesce a organizzarsi e fare gare fatte bene, con regole, come si deve. Infatti anche qui, come nella gara di ieri, abbiamo la Forza Race Regulation attiva e vedo che qualcuno ha già preso penalità. Io invece l'ho preso in quell'altro posto, stavo dicendo una cosa tranquilla, poi però mi hanno suggerito un'altra parola, grazie. E quindi ultimo, cioè ultimo di 5, quindi siamo tutti lì. Intanto nessuna penalità nonostante le mie così scampagnate nel prato, però molte delle quali involontarie. Io però dietro un portoghese non ci posso stare, cioè ragazzi, non va assolutamente bene. Poi non puoi venire in pista lì con quel mezzo lì che, boh, non so, sembra uscita dall'oratorio feriale. Allora cercheremo di sorpassarti subito con questo alettone della Viper che vibra. È una bella cosa questa di forza, degli alettoni fatti un po' così di gomma o di carta velina. Vibrano, ma perché vogliono far vedere che sprigiona potenza, a quanto pare. Rosso fuoco, indemoniata questa vipera che vuole sputare veleno, però per il momento abbiamo noi il dente avvelenato, è così. Attenzione a fuori pista, graziato di nuovo. Questa non me l'aspettavo, mi aspettavo almeno un mezzo secondo preso. Il controllo è un po' così, ballerino, ho acceso la stabilità, ma non basta. Una macchina che mi piace guidare saltuariamente, ma non la abbandono mai, perché quando la prendo in mano di solito è vincente. Oggi non sembra proprio così, ma la gara non è ancora finita, anche se siamo già a più di metà perché erano 4 giri, ma era un Hockenheim breve, quindi quello che si fa in fretta. Una delle due Holden mi sta graziando e io grazio te intanto per avermi regalato questa posizione, ma a questo punto il podio è lì davanti, ce la dobbiamo fare, soprattutto non posso stare dietro quel portoghese lì, non ce la posso proprio fare. Senti come canta il suono della Viper, abbiamo discusso in un altro video di come in Forza Motorsport sia realizzato il suono a differenza di come invece lo è in Forza Horizon, ma abbiamo capito che sono due case produttrici diverse, sviluppatori diversi, anche se io non sono proprio d'accordo che le cose debbano essere fatte diversamente, ma questo è un altro discorso, un'altra discussione. Intanto lì davanti c'era un po' d'olio, forse il borotalco non è bastato ad asciugare la macchia d'olio che io qualcuno aveva lasciato lì per sbaglio. Mi era caduto un po' di olio d'oliva a Bertolli, grazie per la pubblicità. E quindi terza posizione, una gara un po' triste, ma è importante arrivare a podio, è importante far vedere che ci siamo sempre ogni giorno. Racing Week su FM sembra quasi una trasmissione radio, non a caso si chiama FM, sembra quasi così un FM 7, no? Mettetevi sul canale 7 per sentire la Racing Week ogni giorno ed è così. È finita la gara di già, ma veramente
Allora ci tocca fare un'altra domani, perché così non va assolutamente bene. Terza posizione, però terza posizione di 5, un po' come dire l'ultimo dei pirla quasi, diciamo. Allora, i tempi sul giro sono... Beh, intanto io l'ho fatto pulito, 1.4.1, incredibilmente ho fatto anche il miglior... Non me l'aspettavo, pensavo che gli altri avessero girato un po' meglio, e invece no, sono stato io. E va bene, questa è l'auto di domani, la riconoscete? È una Corvette, e mi piace moltissimo, la vedrete domani per l'ultimo giorno della Racing Week.